Ciao, 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 cari. Masha e Orso. Masha e Orso. Oggi noi Oggi disegniamo Masha! Masha! Mio ritratto. Mio Io mi chiamo ritratto. Masha. Sapete tutte che arriva dalla Russia queste bambine? Si chiama uguale come me, Sai che Masha è Masha. molto fastidiosa? Sentite. E La mamma. Nikita che orsi che devono. Orsi non parlava neanche nel cartone. Perciò tu devi fare parte tranquillo. Parlo io tutto il tempo. Ce la fai stare zitto tutto il No, video? avevo sbagliato costume. Questo sì. Sai che ho un orso? Sa fare le acrobazie, le magie e Sì. tutto il resto. E la Masha? Te ne faccio una. Sì. Allora Disegniamo iniziamo? Segui la mamma. sta Masha. Dai, proviamo. Proviamo con il pennarello più fine. Allora. Bravo. Questo stiamo facendo famoso foulard come mio. I capelli molto lunghi. I miei capelli. Attenti perché dopo non ci stanno le occhi, Nikita. Devi guardare come La faccio mia c'ha i io. capelli Ma questa molto. Masha non è che tua, non è una cosa inventata. Dai, la mia ha i capelli Dai, guarda lunghissimi. La come faccio io. mia c'ha i capelli molto. E dopo. Ok, non esagerare, non Ok. esagerare. Perché adesso ho che saranno molto basse tu, ok. Allora, dai, andiamo avanti. Allora. La Dai, mia Nikita. sembra con gli occhi sdolcinati. Io Perché deve seguire come la fa la volevo mamma. Monella. Peccato che non esiste. Sì che esiste, volevo Ma tu dire. vuoi fare l'immagine della Masha dei cartoni o della mamma? La mamma. Eh? È per quello che la vuoi Monella, Nikita. La mamma è brava, dai. Non è vero, fa molto Monella. Tu Non avrai tanti perché ti compiti. fa fare i compiti Sì. per questo. E lei gli fa anche fare in più. Ma perché mia figlia mi fa fare i compiti? Ma guarda che Orso non è papà della Masha. Sì Vera storia di Masha e Orso che vi raccontiamo se vi piace. Molto diverse qua. Guardate, perché praticamente che lo è. Tu sei russa. Idea è nata da una fiaba del popolo, che c'era questa Masha che è andato in foresta a raccogliere funghi, dopo si è persa e si è trovato in casa di Orso. Che le cucine vivono insieme, però dopo le manca sue nonni che abitava con i nonni. E lei dice a Orso portare le focacce dei nonni. Si nasconde in questo cesto e lui la porta dai nonni, pensando che c'è dentro ci sono le focacce. Così lei è riuscita a tornare a casa. Tu hai messo un po' troppo in Dai, la là, mia però ha il vabbè. braccio storto. Aggiustiamo un po', mettiamo qua le scarpe, perché dopo ho incasinato un po' tutto, che Smentite. dobbiamo un po' fare come riusciamo. Ok. Io gli ho abbellito le scarpe, non guardatele. Ok, ve le faccio vedere. Sì, cos'hanno il Vibram sotto? No, sono fatte di stoff. Questa nostra. Votazioni! Dovete colorarle. Allora, Dobbiamo ancora calare, iniziamo. sì. Allora, siamo a buon punto? Proprio buono, eh? Proprio buono. Attento a non Non rovinare ce il la faccio foglio. con questi pastelli. Allora, color pelle facciamo con le matite perché sono più fine, così più sfumate, più leggere. E invece vestiti, tutto abbiamo fatto con pinarelle. Allora, nostro orso è tranquillo. Orso è molto tranquillo. Veramente Nikita dovrebbe fare la Orso. Masha. Mi E va a chiamo fare. Orso, no Nikita. Chi è Nikita? E orso non parla. Allora, ragazzi, cosa ve ne dite? Vi piace la nostra Disney? Votazioni!
Se c'è da canale Nikita, mettete like e iscrivetevi al canale Nikita. Ciao ciao. Ciao ciao. Gioco con me orso. No. Gioco con me orso. No. Gioco con me orso. No. Scrivete nei commenti che disegno volete che facciamo okay, ancora. Ok, gioco con te, faccio le magie. Ciao ragazzi. Oggi vogliamo salutare un bambino che si chiama Tony, che ha 5 anni e che non sa leggere i saluti quando le scriviamo. Ciao Tony. Mua, mua, mua. Un bacino. Ciao. Guardate, abracadabra, ambiribum. Oh.